Buongiorno a tutti, grazie mille per essere qui. Abbiamo avuto e abbiamo tuttora dei problemi tecnici perché oggi in contemporanea era prevista la partenza di uno dei quattro corsi sulle competenze digitali, in particolare quello di leadership che seguo proprio io, però non so se a causa del collegamento dei tantissimi utenti che hanno richiesto l'iscrizione, abbiamo avuto dei problemi tecnici anche sulla pagina di accreditamento di Formex Out. E comunque il corso sull'e-leadership parte domani, quindi vi arriverà una mail chi di voi si è iscritto per partecipare, perché abbiamo spostato l'avvio proprio in base a questi problemi a domani. Io vi ricordo che comunque chi non riuscirà a collegarsi può fruire ovviamente della registrazione di questo webinar. I corsi sulle competenze digitali invece sono tutti registrati, quindi hanno modalità di fruizione classiche degli eventi registrati. Ognuno, diciamo, si potrà collegare e fruire delle attività, delle unità didattiche da dove vuole, quando vuole, da qualsiasi postazione internet, secondo gli orari che gli sono, diciamo, più comodi. Allora, torniamo, concentriamoci finalmente, perché fino adesso è stato un po' stressante avere, diciamo, questa connessione. Ci siamo riusciti. Ci concentriamo sull'evento di oggi. Come voi sapete, quelli che ci seguono da più tempo, abbiamo già realizzato a dicembre dello scorso anno un altro webinar con l'avvocato Laura Savelli sui protocolli di legalità. Diciamo che il taglio di quel webinar era, essendo appunto un avvocato, il nostro esperto, era molto dal punto di vista giuridico, quindi del patto di legalità come strumento per, diciamo, definito soprattutto dalla 190, a partire dalla legge 190 del 2012, per appunto fare degli accordi tra amministrazioni rispetto soprattutto alla materia degli appalti. Quindi oggi vorrei affrontare invece questo tema dal punto di vista del metodo, quindi come un protocollo di legalità può essere uno strumento utile e utilizzato dalle amministrazioni e dagli stakeholder con cui le amministrazioni si mettono in relazione sui temi su cui concordano appunto delle regole generali da seguire insieme rispetto a quelle che sono le esigenze prevalenti nel territorio, per rafforzare, come diciamo sempre, questo anche con Massimo Di Lienzo, la cultura dell'integrità e per fare in modo che appunto ci siano degli accordi, dei patti appunto che in qualche modo vengono rispettati da entrambe le parti. Vi dico un po' qual è, ecco, che cosa ci aspetta oggi. Io prenderò una parte, diciamo, di questo tempo, perché nella parte finale, come vedete, è prevista anche la presentazione di un protocollo di legalità, in particolare quello del Comune di Bologna, per cui avremo in collegamento il segretario generale del Comune di Bologna, Luca Uguccioni. Perché è un protocollo che ha dei contenuti importanti di integrità e la cui modalità appunto è stata quella di essere partecipato, cioè è stato creato in collaborazione con una serie di soggetti che poi vedrete di cui vi parlerà, ed è un protocollo che è stato approvato il 6 luglio, è stato firmato dal sindaco. Le organizzazioni coinvolte sono CGIL, CISL e UIL, l'Alleanza delle Cooperative Italiane, Confcommercio, Unindustria, CNA, Confartigianato, ANCE Bologna. La materia sono gli appalti di lavori, fornitura e servizio, ma ci sono, diciamo, una serie di obiettivi importanti: la legalità, la trasparenza, la lotta alla corruzione, la tutela del lavoro e dell'occupazione, i tempi certi, la qualità delle imprese e i controlli, che sono temi
a cui teniamo molto. Allora, nella prima parte invece io vi introdurrò a che cosa sono i protocolli di legalità o patti di integrità, perché conviene farli in maniera partecipata e vi farò una proposta di metodo che è mutuata proprio dalle esperienze di Formez fatte su un protocollo partecipato. Vi dico da subito che non vi presento questo protocollo su cui abbiamo lavorato noi come Formez con il territorio di Barletta-Andria-Trani, in particolare con la provincia di Barletta-Andria-Trani e con la prefettura, perché noi all'interno di questo stesso progetto su cui realizziamo i webinar di cui sono responsabile, abbiamo concluso quell'attività, cioè abbiamo gestito un percorso di partecipazione creando una bozza comune di protocollo e l'abbiamo condivisa con una serie di soggetti, di stakeholder di cui poi vi dirò, però mentre questa parte si è conclusa, adesso il protocollo, così come prevede l'iter, è fermo alla prefettura, che lo deve, diciamo, licenziare prima che passi al Ministero degli Interni e venga approvato. Per cui, siccome questo percorso nella parte, diciamo, formale istituzionale non è concluso, preferisco presentarvi un protocollo già firmato, come quello del Comune di Bologna, anche se appunto rispetto al metodo io farò direttamente riferimento all'esperienza che ho condotto in prima persona. Prima persona, tra l'altro, con Massimo Di Rienzo, altro esperto a cui siete molto affezionati. Come fa lui, anche io voglio cominciare con una citazione, e in questo caso mi sembrava che potesse andare bene quella di Alexis de Tocqueville, che sicuramente conoscete perché appunto ha scritto questo importante libro, La democrazia in America. La democrazia è il potere di un popolo informato, perché si può avere partecipazione se comunque prima c'è tutta una fase di informazione, quindi se le persone, i cittadini, la collettività è informato rispetto a quello che poi succede dentro l'amministrazione e su quelli che sono gli oggetti principali su cui lavora un'amministrazione anche per perseguire i propri obiettivi. Nella prima parte, che cosa sono i protocolli di legalità e i patti di integrità? Allora, intanto vi vorrei sintetizzare quali sono le tappe salienti. Il protocollo di integrità o patto di legalità sostanzialmente è un documento che un'istituzione, un ente locale richiede nel momento in cui ci sono dei partecipanti a delle gare d'appalto e sostanzialmente si prevede un controllo incrociato e delle sanzioni nel caso qualcuno dei partecipanti lo eluda. Tutto questo esiste dai primi anni 90, come vedete appunto in questo slide. Nei primi anni 90 è Transparency International che diciamo, redige i primi modelli e elabora, diciamo, i primi protocolli di legalità. E in quegli anni, soprattutto ci sono pochi esempi, a partire dal 2002 utilizzano questo modello grandi comuni come Milano e Torino. Il 10 ottobre del 2012 invece c'è una determina, la numero 4 della BCP, l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che si pronuncia circa la legittimità invece di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono degli obblighi in materia di contrasto alle infiltrazioni criminali, perché i primi protocolli di legalità sostanzialmente, come sicuramente sapete, hanno come oggetto proprio il contrasto alla criminalità organizzata. Quindi nel momento di presentazione della domanda di partecipazione all'offerta, al bando dell'amministrazione, l'impresa che concorre accetta regole che rafforzano comportamenti che sono appunto di prevenzione di quelli che sono eventuali rischi di infiltrazione
mafiosa e quindi accetta di aderire con questi documenti e utilizza queste clausole contrattuali, pena l'estromissione dalla gara. Quindi questa appunto è la determina numero 4. Naturalmente se cercate tutto questo su internet, avevo messo dei link, però vedo che sulla slide questa cosa non è stata recepita. Comunque se prendete queste indicazioni ritrovate subito i riferimenti su internet. Questo appunto siamo a ottobre 2012. Andando avanti invece, come sapete, la 190 fa diretto riferimento ai patti di integrità o protocolli di legalità e all'articolo 1, al comma 17, li cita come strumento appunto per come misura anche per prevenire episodi di corruzione. In particolare, vi leggo proprio la parte, in particolare viene ripresa questa parte anche nel Piano Nazionale Anticorruzione che esce a settembre 2013, come sapete, avete i riferimenti al paragrafo e vengono questi strumenti citati come un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante per la partecipazione dei concorrenti a una gara di appalto. Quindi sostanzialmente si conferma che il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni nel caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Sostanzialmente si sancisce che è un sistema di regole a cui si attengono entrambe le parti che lo sottoscrivono e sostanzialmente l'evoluzione è che passiamo dall'oggetto criminalità organizzata all'oggetto corruzione. Quindi è uno strumento che diventa, che si arricchisce, diciamo, di contenuti proprio per eludere questi fenomeni che tra l'altro spesso, come sapete bene, sono correlati. Quindi si tende a valorizzare quelli che sono comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. La svolta rispetto a questi strumenti si ha quando il 15 luglio del 2014 ANAC stabilisce, firma un protocollo con il Ministero degli Interni ed escono le prime linee guida e all'interno di questo protocollo vengono citati i patti di integrità che vengono definiti in questa fase di seconda generazione proprio perché includono diciamo oggetti che concorrono a prevenire episodi corruttivi. In particolare, vi vorrei citare proprio la parte, anche qui naturalmente trovate tutto linkabile, però nella parte del protocollo. Si dice che con l'intesa siglata si adottano linee guida per avviare una collaborazione tra autorità, prefetture ed enti locali finalizzata alla prevenzione di fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa. Questi protocolli vengono chiamati di nuova generazione. Sono tra prefetture e stazioni appaltanti e introducono, accanto alle tradizionali clausole antimafia, regole tese a rafforzare gli impegni alla trasparenza e alla legalità anche in ambiti non strettamente riconducibili a rischi di aggressione da parte del crimine organizzato. Quindi poi ci sono altre specifiche, nelle seconde linee guida. Vengono date delle indicazioni che sono prevalentemente appunto per le imprese rispetto ai protocolli di legalità. Io su questo vi invito a consultare anche la comunità Integrità, a cui credo che ormai buona parte di voi siano iscritti, perché su questo nel segnalare le notizie
quando appunto questi protocolli sono stati firmati e quando queste linee guida sono state rese pubbliche, ci sono anche naturalmente dei forum di discussione e degli aggiornamenti rispetto a quello che è successo. L'abbiamo letto varie volte, però appunto vi vorrei dare una definizione così ripresa dal seminario online che abbiamo fatto appunto il 15 dicembre del 2014 proprio con l'avvocato Savelli. A quello vi rimando per tutti gli approfondimenti anche della giurisprudenza, perché lei aveva trattato appunto, come vi ho detto, questo argomento evidenziando proprio quel punto di vista. Cosa sono i protocolli di legalità? Sono strumenti pattizi per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche. In altri termini, si tratta di disposizioni volontarie tra i soggetti coinvolti nella gestione dell'opera pubblica, normalmente la prefettura, il contraente generale, la stazione appaltante e gli operatori della filiera dell'opera pubblica. Lo scopo è il rafforzamento dei vincoli previsti dalle norme della legislazione antimafia con forme di controllo volontario, anche con riferimento ai subcontratti non previste dalla predetta normativa. Possiamo aggiungere come scopo che non soltanto per rafforzare appunto le norme della legislazione antimafia, ma a questo punto anche le norme della legislazione anticorruzione. Quindi questa la salterei perché è quello che vi ho detto, quindi è l'aggiunta, diciamo, ai protocolli di legalità di seconda generazione, così come appunto viene stabilito dal protocollo tra ANAC e Ministero degli Interni nelle prime linee guida, quindi con l'aggiunta della finalità dell'anticorruzione e nelle seconde linee guida. In cui appunto lo scopo è con l'obiettivo di coniugare le eccezionali esigenze di salvaguardia occupazionale e di prosecuzione della realizzazione delle opere pubbliche con quelle di prevenzione e contrasto ai fenomeni di mala amministrazione e di penetrazione mafiosa nel circuito dell'economia legale. Quindi vengono fornite ai prefetti ulteriori indicazioni operative per adottare strumenti di amministrazione straordinaria nei confronti di imprese coinvolte in vicende corruttive o colpite da informazioni antimafia interdittive. Allora, questo è tutto quello che succede a livello formale. Ho preso questa slide, ho copiato questa slide a Massimo Di Rienzo, quindi sopra la superficie e sotto la superficie. Che succede? Sopra la superficie, come abbiamo detto, sostanzialmente rispetto ai protocolli di legalità, li vediamo utilizzati come strumento per prevenire la corruzione a partire dalla legge 190 del 2012. Vediamo che il messaggio è rafforzato nel Piano Nazionale Anticorruzione, che è dell'11 dicembre del 2013. E poi, come vi dicevo, in particolare viene appunto affrontato il discorso nei protocolli di ANAC e Ministero degli Interni, nelle prime linee guida e nelle seconde linee guida che sono rispettivamente del luglio 2014 e del gennaio 2015. Nel frattempo, sotto la superficie, quali sono le esperienze? Che cosa succede? In realtà succede che a gennaio 2014, per esempio, dopo gli scandali di Expo, si crea un piano d'azione proprio a partire da quelle che sono le società e le amministrazioni coinvolte nella realizzazione di Expo Milano e si stabilisce un primo piano d'azione che si chiama Expo Milano 2015 Mafia Free. Ed è un protocollo stabilito tra il Ministero dell'Interno, la Regione Lombardia, Comune di Milano e la società Expo 2015, proprio per prevenire infiltrazioni mafiose e, come sapete bene, anche per mettere, diciamo, un rimedio, per porre rimedio a quelli che sono gli scandali che hanno coinvolto Expo rispetto appunto
alla malamministrazione e alle attività di corruzione che hanno interessato diverse società. Quindi, rispetto a ognuna di queste amministrazioni, si impegna, secondo appunto degli articoli, delle regole che sono tutte quante codificate in questo documento, anche questo facilmente riscontrabile sia sul sito delle amministrazioni stesse, ma anche sul sito del Ministero dell'Interno, dove in ogni caso trovate l'elenco di tutti i protocolli di legalità anche degli anni passati. E quindi ognuno si impegna per la propria parte, ad agevolare interconnessioni e informazioni rispetto alle modalità di attuazione dei bandi, delle gare e per conto della società Expo 2015, appunto a fornire con cadenza regolare cronoprogrammi delle opere, a promuovere protocolli di legalità su base volontaria, eccetera, eccetera, a coordinare risorse economiche e strumentali, soprattutto utilizzando una piattaforma dove ci sono i dati da rendere fruibili a tutti quanti rispetto a quello che è stato realizzato, impegnato e realizzato. Quindi, come esperienze cominciamo ad avere, diciamo, i primi grossi blocchi di protocolli, di accordi tra amministrazioni e società. Formez, casualmente, proprio il giorno il 15 luglio 2014, in cui esce in cui viene varato, firmato e varato il protocollo di legalità tra ANAC e Ministero degli Interni, che contiene le prime linee guida, dà un'impostazione su un primo protocollo di legalità partecipato, perché appunto partecipiamo a una riunione, io e Massimo Di Lienzo, con la parte istituzionale, prefettura e provincia di Barletta Andria Trani, all'interno di questo progetto, proprio per creare un protocollo di legalità partecipato. Va tra le varie cose, diciamo, questo per diciamo, rimanere nella linea di questo progetto di cui ogni volta vi racconto e all'interno dei quali vengono svolti questi webinar. Il 9 settembre anche noi contribuiamo a creare trasparenza sulle attività di Expo 2015, perché variamo la piattaforma Open Expo online, in cui appunto con un sistema di un cruscotto che mette in evidenza un po' quello che vi dicevo prima, le opere in corso, gli appalti, le società a cui sono state date gli appalti, eccetera, eccetera, mettiamo online tutti i dati e in tempo reale gli stati di avanzamento con i resoconti dell'impegnato e dello speso rispetto ad ogni attività appaltata. Il 6 luglio 2015, come vi dicevo, Bologna definisce, firma, Sindaco di Bologna con i sindacati e con le associazioni di cui vi dicevo prima, questo protocollo di legalità, che sostanzialmente sostituisce uno che avevano già in essere, che datava 2005, aveva data 2005. Quindi un po', diciamo, sopra la superficie c'è tutta la parte formale che vi ho richiamato, quindi che cosa, a quali documenti delineano le caratteristiche dei patti di legalità, protocolli di integrità. Sotto la superficie un po' alcune esperienze selezionate, perché poi in realtà sono molto più numerose, vi rendete conto soprattutto che c'è una parte relativa ai primi protocolli, quelli non di seconda generazione, ma precedenti, che riguardano appunto, che hanno come tema infiltrazione mafiosa. Vedete sul sito del Ministero degli Interni che c'è un elenco abbastanza lungo. Su questi di seconda generazione, noi di Formez abbiamo cercato di monitorare un po' quello che sta succedendo. In realtà, seppure si stanno stipulando dei protocolli, quelli partecipati, cioè quelli che utilizzano un percorso
in cui vengono coinvolte associazioni, cittadini che volontariamente appunto aderiscono e inseriscono delle regole rispetto a quelli che sono i propri interessi di parte, non sono numerosissimi. Allora, in particolare su questo che oggi ci vorremmo soffermare, perché conviene un percorso partecipato. Intanto risaliamo un po' alle radici storiche della partecipazione. Lo farò abbastanza rapidamente, anche se questa parte è, secondo me, poi il cuore di questa comunicazione di oggi, perché è proprio la partecipazione che fa la differenza. È una differenza, secondo me, qualitativa, cioè una differenza che si vede nel risultato dei documenti che poi vengono elaborati. Ed è una differenza poi sostanziale, perché sempre come vi diciamo anche con Massimo Di Lienzo, ve lo diciamo anche in relazione per esempio a un altro strumento per prevenire la corruzione, che come sapete è il codice di comportamento, quando le regole sono partecipate, quando le regole sono create, diciamo, insieme, c'è molta più propensione e a seguirle, c'è cioè un livello di adesione sicuramente diverso e c'è la tendenza ad assumerle cambiando atteggiamento, quindi ad assumerle essendone pienamente consapevoli, non solo diciamo modificando il comportamento, quindi adottando un criterio di obbedienza pedissequa alla regola. In particolare rispetto alle pratiche di partecipazione, rapidamente vi dico, per quelli diciamo un po' più avanti con l'età, si ricorderanno che appunto le esperienze partecipative risalgono più o meno agli anni, le prime, agli anni 60 e 70, il periodo in cui ci fu proprio un'ondata partecipazionista che influenzò non solo gli Stati Uniti d'America, ma anche l'Europa. E quindi ci furono lì le prime esperienze di partecipazione a quelle che erano delle decisioni istituzionali. E negli anni Ottanta questo fenomeno è un po' calato, si è un po' andato smorzando, per riprendere poi invece agli inizi degli anni 90, in particolare, come vi dico in questa slide, con un'esperienza che è rimasta poi storica, che è quella di Porto Alegre nel 1989. Porto Alegre, che appunto è una città del Brasile, che lancia, diciamo, questa idea del bilancio partecipativo proprio per diciamo, coinvolgere, per fare in modo che due versanti opposti, cioè il mondo istituzionale da una parte e la società così in maniera molto composita e complicata come è appunto in una città del Brasile, questi due versanti cercano di arrivare un accordo rispetto alla gestione dell'amministrazione, della parte urbanistica dell'amministrazione, come facendo delle assemblee pubbliche in cui vengono decise le priorità che stanno a cuore a entrambe le parti. Quindi viene data voce sostanzialmente alla collettività per incidere su decisioni che l'amministrazione prenderà, in quel caso in materia urbanistica. Quella di Porto Alegre nell'89 è un'esperienza che riesce, e infatti Porto Alegre diventerà poi sede dei forum sociali che, se vi ricordate, sono stati realizzati in 5 o 6 edizioni, non ricordo, all'inizio degli anni 2000. Nel riquadro, infatti, vedete uno dei gadget che viene proprio veramente da Porto Alegre, e che è credo del forum del 2003 che si è tenuto in quella città e che è mio. Allora, altra esperienza che
che vi riporto perché è quella che viene citata molto nella letteratura copiosa, molto interessante, affascinante, se vi volete addentrare, che c'è proprio sulle esperienze sulle pratiche di partecipazione. È questa del Dipartimento, del Ministero dell'Ambiente canadese, abbreviato BAPE, non so come si dice in francese perché non domino la lingua, in cui utilizzano la cartografia come strumento di indagine partecipativa, nel senso che in questo distretto vengono sviluppati dei progetti di economia, diciamo di assetto urbano sostenibile, e in cui viene coinvolta la popolazione. E anche questo è un esperimento a cui si fa, diciamo, molto, un esperimento di partecipazione riuscito, a cui si fa molto riferimento, anche perché, per esempio, in Italia, come vedremo poi nella slide successiva, è quello che ha influenzato più direttamente uno dei modelli che è confluito nella nostra, in Toscana, nella legge, nell'unica regione italiana che ha una legge sulla partecipazione, che è la Toscana, quella legge che nel 2007 la regione toscana appunto ha emanato rispetto alla partecipazione. Andando avanti, vi riporto sempre come esempi un po' a livello, diciamo, internazionale, questa esperienza di Christchurch in Nuova Zelanda, una cittadina della Nuova Zelanda che nel 2011 viene distrutta da un sisma, da un terremoto, e che abbatte i grattacieli sostanzialmente, una parte in cui erano costruiti dei grattacieli, e nella definizione del nuovo assetto urbano, anche questo su criteri di ecosostenibilità, si coinvolge direttamente la popolazione. Quindi, rispetto ai partecipanti, a quelli che sono appunto i bandi che vengono emanati dall'amministrazione, i progetti dei partecipanti vengono sottoposti alla collettività, che esprime dei giudizi, che infatti decide che le nuove aree conterranno delle soluzioni edilizie completamente diverse da quelle appunto che erano state poi andate, che erano andate distrutte con il terremoto, e quindi sicuramente, diciamo, case più basse, villette basse con degli spazi verdi molto più vivibili anche, diciamo, dalle famiglie con dei bambini. Altre esperienze, vi cito il Nord America, dove sono numerose, e che dove viene usato soprattutto questo strumento che si chiama deliberative polling, sostanzialmente un metodo di sondaggi diffusi in cui i cittadini che vengono sorteggiati casualmente vengono informati rispetto a dei temi, a dei progetti in atto, e forniscono poi un'opinione rispetto a quello che è l'adesione o meno al progetto, e propongono soluzioni alternative anche. Quindi è uno strumento che viene utilizzato soprattutto in Nord America, le esperienze sono molte, e anche questo lo troverete molto citato nella letteratura. Così come appunto sicuramente avete informazioni rispetto a quelli che sono i dibattiti che partono in Francia, ma che arrivano anche da noi, dibattiti pubblici per l'alta velocità. In particolare in Francia sono quelle che riguardano il TGV Lione-Marsiglia, da noi, come sapete, appunto, è l'alta velocità Torino-Lione. Queste sono esperienze, diciamo, di cui la connotazione è più conflittuale. Quindi c'è una conflittualità, un non accordo tra quello che succede, che decide l'amministrazione, una società, eccetera, eccetera, e la popolazione, che appunto non concorda, non vuole appunto che il territorio venga snaturato con questi interventi.
Allora, questa slide invece dice che succede, una selezione di quello che succede in Italia dagli anni 90. Anche noi negli anni 90 abbiamo, diciamo, come strumento di partecipazione molto diffuso quello dei patti territoriali o dei programmi integrati territoriali. Ci sono anche una buona parte dei finanziamenti europei, dei fondi strutturali che sostengono la nascita di questi patti territoriali e ci sono varie esperienze sia al nord e in tutti i territori, diciamo, nazionali, nord, centro, sud, tutti quanti noi abbiamo in qualche modo ricordo di quello che è stato poi questo strumento così come è stato utilizzato appunto in quel periodo. Poi vengono i bilanci sociali o i bilanci di genere che cominciano a essere partecipati. Anche l'esperienza dei bilanci sociali è abbastanza diffusa e in particolare sui bilanci di genere ci sono delle pratiche per cui molte amministrazioni si consultano con le associazioni per arrivare appunto a un bilancio partecipato in cui si cerca di capire come voci di spesa possono essere, diciamo, destinate proprio Certo. a supporto di soggetti che soggetti associazioni che in qualche modo aiutano a supportare la specificità di genere, quindi a colmare il gap, diciamo, di genere rispetto ad alcuni temi. Quello principale ovviamente è l'inserimento e il mantenimento del posto di lavoro. Per arrivare poi a degli argomenti in cui noi siamo stati anche più protagonisti come Formez, quelli che riguardano la valutazione civica della qualità urbana. Anche qui sono dei fondi strutturali, in particolare quelli di governance 2007-2013, in cui il Dipartimento della Funzione Pubblica, insieme a noi e Cittadinanza Attiva, fonda a quest'altra associazione fondata che hanno determinato a costituire dei gruppi in alcuni contesti urbani proprio per valutare insieme alla collettività, ai cittadini coinvolti, il livello di qualità urbana sviluppato. Quello che vi dicevo prima, la Regione Toscana ha questa legge, la 69 del 2007, scusate, il recluso del 2207, del 2007, che fino adesso appunto conta all'attivo centinaia di processi dialogici, deliberativi e migliaia di cittadini coinvolti, perché appunto grazie a questa legge la Regione Toscana riesce ad avviare percorsi partecipativi per decidere molte di quelle che sono appunto le politiche che in qualche modo le politiche di gestione delle risorse, coinvolgendo direttamente la cittadinanza e le associazioni. Abbiamo poi degli esempi che sono, diciamo, degli esempi molto trattati anche da chi studia questi aspetti, come è quello di ingegneria popolare che riguarda la Gronda di Genova e che costituisce un primo dibattito pubblico rispetto alla realizzazione di una grande infrastruttura. La Gronda è un nuovo tratto del nodo autostradale di Genova e su questo abbiamo appunto interviste, abbiamo anche esperti che si sono esperti di processi decisionali inclusivi. Che hanno scritto molto, se mettete appunto queste parole chiave su internet, riesce tantissima, tantissima documentazione. E l'originalità in particolare di questo percorso sta sia nel contenuto, perché questa era una grande opera pubblica, ma anche nelle modalità in cui è stato realizzato, perché viene nominata una commissione indipendente per appunto realizzare questo processo partecipativo, fino ad arrivare appunto a questa situazione che dicevo prima, invece a Torino, le situazioni di conflitto per l'alta velocità che rientrano un po' in quelle che vengono chiamate queste pratiche
l'INBI, che sarebbe l'abbreviazione, l'acronimo, non in my backyard, no? Quindi purché succeda, ma non nel mio cortile, no? Quindi sono queste situazioni di conflitto che riguardano grandi opere in cui a cui la collettività, diciamo, da cui si dissocia proprio perché appunto non vuole che interessino il territorio ristretto che la riguarda. Questi sono soltanto cenni, questi sono esempi selezionati da una miriade di esempi che noi abbiamo sia a livello, diciamo, internazionale ma anche a livello nazionale, e in realtà per dire che sulle pratiche partecipative sicuramente c'è una consistente non solo letteratura che in qualche modo classifica anche gli strumenti attraverso cui si possono avviare pratiche di partecipazione, ma anche esperienze realizzate che ci possono in qualche modo guidare rispetto a quelle che sono le modalità più o meno di successo date delle condizioni di partenza. Quindi io vi ho riportato così le esperienze principali. Alcune sono molto codificate, in particolare vi dico che appunto, per esempio, c'è un manuale della Regione Emilia-Romagna che si intitola Partecipare e decidere insieme è meglio, ed è una guida per tecnici e amministratori che potete trovare anche online sul sito della regione. In realtà, con questa slide vi comunico che tutti i processi partecipativi rispondono alla logica di avere all'interno del processo decisionale tutte le persone interessate dalla decisione. Diciamo, la regola principe dovrebbe essere questa, per cui si passa dall'intera collettività, nel caso in cui appunto le decisioni insistono su territori su cui vivono molte persone, fino ad arrivare appunto all'aumento della partecipazione più diretta di cittadini e stakeholder nei processi politici decisionali come parte di un'evoluzione generale dei modelli di governance delle democrazie rappresentative moderne. Cioè, l'idea è che comunque il percorso partecipativo si diffonde sempre di più e dovrebbe essere perseguito rispetto appunto a documenti che riguardano, come può essere il patto di integrità o protocollo di legalità che riguardano un aspetto particolare, come sono appunto le gare di appalto delle amministrazioni con gli stakeholders che sono interessati, perché di solito sono quelli che rispondono a queste gare d'appalto, ma che riguardano anche diciamo, interessi più generali in cui è la collettività che è coinvolta, della collettività che dovrebbe essere chiamata a copartecipare le decisioni del livello istituzionale. Anche questa slide è una slide che sintetizza da una parte i vantaggi e dall'altra le criticità che riguardano questi processi partecipativi. In realtà anche questi possono essere molti di più, sia i vantaggi sia le criticità. In maniera veloce ne cito solo alcuni, poi vi rivedrete la slide perché appunto il tempo è tiranno, e vi dico che comunque partecipare, creare dei percorsi partecipativi sicuramente cosa buona e giusta rispetto a dare attuazione a tutte quelle che sono le regole della democrazia. Ma conviene anche, cioè c'è un vantaggio da parte dell'amministrazione nel momento in cui coinvolge, perché naturalmente si eliminano molte resistenze al cambiamento rispetto a quelle che sono posizioni che possono essere da parte
dei portatori di interesse, posizioni che si sono consolidate nel tempo e che sono difficili da abbandonare. Solitamente un processo decisionale condiviso porta a rivedere in maniera molto più, diciamo, in maniera molto, che può essere anche radicale, alcune posizioni da cui altrimenti è difficile, diciamo, recedere. I vantaggi sono sicuramente il miglioramento della qualità delle politiche pubbliche, perché appunto vengono previsti e inclusi aspetti che probabilmente si arricchiscono aspetti rispetto a quelle che sono le impostazioni prioritarie che dà soltanto l'istituzione. Nel confronto, diciamo, dal punto di vista dei contenuti, si guadagna sempre rispetto appunto alla qualità dei punti previsti, degli aspetti che non vengono considerati rispetto appunto a quelli di partenza. Naturalmente c'è un consolidamento di quelle che sono le relazioni tra amministrazioni, cittadini e comunità, migliorano perché diminuisce la distanza tra l'amministrazione e la collettività. Naturalmente all'interno di discussioni, di eventi che sono di confronto, eccetera, eccetera, si possono chiarire e meglio definire dei termini che sono controversi rispetto ai temi considerati. Quindi ci sono momenti di confronto, di dialogo in cui posizioni di rigidità da una parte e dall'altra possono essere superate. E via dicendo. Naturalmente migliorano le conoscenze di tutti perché l'informazione è un prerequisito fondamentale in questi percorsi e a partire da questa informazione comune condivisa si possono poi anche stabilire delle nuove basi per un sapere condiviso che diventano poi l'esperienza comune su cui si riesce a fondare in maniera molto più solida e radicata l'accordo che viene stabilito. Si ottimizzano le risorse e via dicendo. Come criticità, naturalmente c'è quella a cui accennavo prima, che inizialmente la disponibilità al dialogo può essere scarsa e quindi soprattutto la disponibilità alla negoziazione successiva, quando si parte da soluzioni che sono molto, da posizioni molto estremizzate. Si può dire anche che c'è una scarsa esperienza, soprattutto a livello istituzionale, a partecipare oppure a dare vita a progetti partecipati, quindi a gestire e a ricavare, diciamo, il meglio dalla gestione dei gruppi portatori di interesse. Spesso i tempi di realizzazione di progetti, di attività non coincidono con i tempi di realizzazione di un progetto partecipato. Questo è un altro dei problemi che riguarda sicuramente in particolare i tempi della pubblica amministrazione. Comunque, lì è stato un ostacolo anche per noi, come vedremo più avanti. Comunque, diciamo che i vantaggi superano gli svantaggi, superano le criticità. Bisogna dotarsi di pazienza e di anche avere un buon livello di pianificazione delle attività, proprio per non incorrere in errori che poi potrebbero far fallire anche questi percorsi partecipativi. In questa terza parte vi riporto brevissimamente, perché poi vorrei dare la parola a Luca Uguccioni tra pochi minuti, proprio per raccontarvi appunto questa esperienza riuscita. Allora, che cosa abbiamo fatto nella provincia di Barletta, Andria e Trani? In realtà siamo stati contattati perché queste due istituzioni, provincia e prefettura, intendevano avviare un processo partecipativo per elaborare un protocollo di legalità. In particolare la segretaria generale di Barletta, responsabile dell'anticorruzione, e la signora prefetta della provincia, sempre di Barletta, Andrea Trani, ci hanno convocato per una riunione in cui ci hanno
prefigurato un percorso che potesse arrivare appunto alla definizione di un protocollo di legalità con dei contenuti che riguardavano sicuramente la prevenzione della corruzione, ma anche la promozione della sicurezza sui luoghi di lavoro e l'emersione del lavoro nero, temi diciamo particolarmente rilevanti proprio in quel territorio. A partire dalla definizione di questo documento, la prefettura intendeva però sfruttare questo percorso anche per avviare un'azione di coordinamento proprio istituzionale con le amministrazioni ricadenti nel territorio, in particolare i 10 comuni, e poi avviare anche un tavolo di confronto con gli stakeholder locali. Gli obiettivi che ci siamo dati sono stati questi, poi riportati nel progetto: intanto rafforzare la capacità istituzionale locale di coordinamento tra provincia, prefettura, appunto, e amministrazioni locali, insieme alle associazioni di categoria, proprio per conseguire degli standard di integrità e trasparenza in linea con le raccomandazioni del Ministero dell'Interno e di ANAC. E quindi di includere anche questi due temi, sicurezza sui luoghi di lavoro e emersione del lavoro nero. Migliorare la qualità delle informazioni, sia in merito alle buone prassi esistenti, ma anche nel merito dei contenuti stretti del protocollo di legalità rispetto a quelli che sono i temi che vi ho elencato. Avviare un coordinamento tra enti e amministrazioni. Favorire un percorso partecipativo tra tutti i soggetti coinvolti per arrivare a una redazione condivisa del patto di integrità. Approfondire le conoscenze in materia di appalti e avviare un percorso di diffusione dei valori dell'etica e dell'integrità, proprio per rafforzare questa cornice di legalità sul territorio. Sempre l'omino pensieroso che avete imparato a conoscere dai webinar di Massimo Di Lienzo, la questione era: come intanto individuare, mappare, coinvolgere e mantenere insieme le amministrazioni e gli stakeholder. Come potete immaginare, questo è stato il punto più difficile di questo progetto e su questo io vi dico rapidamente, ma insomma ci sono molte considerazioni poi che abbiamo fatto sulla riuscita che comunque siamo riusciti a portare a casa, perché in qualche modo abbiamo avuto sia la partecipazione sia la redazione del protocollo, tenendo presente alcuni aspetti. Un po' li avevamo previsti, un po' sono stati invece delle sorprese, abbiamo cercato di far fronte proprio durante la realizzazione delle attività. Siamo partiti dal comporre dei gruppi con cui abbiamo condiviso gli obiettivi che vi ho letto poco fa, quelli di massima che vi ho appunto elencato poco fa, e anche obiettivi più operativi di lavoro che erano definiti proprio rispetto ai gruppi che abbiamo composto. Il primo era quello dello staff di progetto nostro, che si basava non soltanto su competenze interne di Formez, ma che naturalmente ha fatto riferimento anche a degli esperti sui temi degli appalti. Ma in particolare su un facilitatore che abbiamo scelto proprio nella zona in cui abbiamo realizzato il progetto, che è stato molto importante perché ha favorito localmente con delle riunioni sistematiche, molte fatte insieme a noi, staff di Formez, ma anche realizzate in maniera, diciamo, soltanto localmente con le istituzioni e con gli stakeholder, un facilitatore rispetto a quelli che sono appunto i processi di partecipazione. Abbiamo poi definito quali erano i componenti del gruppo dei referenti istituzionali, quindi in questo caso della prefettura e della provincia, e abbiamo ogni volta deciso i compiti di ciascuno di questo gruppo. Poi abbiamo definito insieme la lista degli stakeholder da convocare, quindi abbiamo deciso chi rispetto ai temi di cui si faceva carico il protocollo potesse essere diciamo, l'associazione o comunque il portatore di interessi
da coinvolgere necessariamente proprio perché il protocollo, diciamo, potesse essere ricco degli apporti poi di ogni parte. Abbiamo appunto definito i compiti di ciascun gruppo e abbiamo avviato un processo e condiviso gli obiettivi. Quindi ci siamo organizzati in sostanza. Nella seconda parte vedete come invece è stato importante fornire e ottenere informazioni. Quindi ci siamo reciprocamente informati, condividendo sia contenuti specialistici su cui abbiamo utilizzato esperti sui temi del protocollo, proprio per creare una base comune di conoscenza dalla quale partire per elaborare i contenuti del protocollo. Abbiamo creato dei laboratori appunto in cui il facilitatore ha identificato insieme agli stakeholder convenuti gli elementi decisivi per definire un appalto ideale. Abbiamo mappato rispetto a questo percorso dell'appalto ideale un processo per fasi all'interno dei quali abbiamo definito i punti a rischio etico e abbiamo cominciato a prefigurare anche delle soluzioni, ognuno per la parte che rappresentava e che quindi conosceva meglio. E abbiamo iniziato a produrre e condividere materiale informativo e formativo. Siamo arrivati nella fase finale a una redazione di bozza di protocollo di legalità che conteneva, diciamo, che aveva i contenuti minimi, soprattutto quelli giuridici, e che abbiamo sottoposto al primo incontro in cui abbiamo affrontato, diciamo, questa parte della bozza di protocollo perché già altri erano stati realizzati. Quindi lo staff istituzionale ha prodotto questa bozza e l'ha sottoposta al vaglio degli stakeholder. Si è avviata da qui una fase di dialogo sugli interessamenti possibili e ognuno delle associazioni coinvolte, quindi il sindacato, le ASL, gli ordini professionali, ha prodotto un contenuto a integrazione di quelle parti che intendeva in qualche modo rafforzare rispetto a quelli che erano appunto gli interessi di cui si faceva portatore. Abbiamo inserito degli elementi innovativi, quindi soprattutto in materia di integrità, ma anche di whistleblowing. Siamo arrivati a redigere la versione finale, quindi il protocollo è adesso un documento scritto. Sostanzialmente, sempre riprendendo un po' quelle che sono le fasi che cita la letteratura ormai condivisa sui percorsi partecipativi, siamo partiti da una fase di inclusione, quindi abbiamo cercato di elencare, di capire quali erano i gruppi dei portatori di interesse. Che in maniera allargata potessero fare parte potessero dare contributi per questo protocollo di legalità. Li abbiamo convocati, diciamo, abbiamo costituito questo gruppo allargato, abbiamo condiviso delle basi informative tutti quanti, siamo passati a una fase di dialogo, di scambio, di confronto. Per arrivare poi a una fase deliberativa in cui abbiamo messo, diciamo, ognuno sul tavolo quelle che erano le integrazioni a questo protocollo, appunto portando ognuno i propri interessi, abbiamo fatto delle scelte condivise, perché non tutto quello che è stato proposto poi è rientrato nel protocollo, oppure non tutto è rientrato così in una prima versione così come era stato proposto, ma è stato modificato proprio perché sottoposto al vaglio del gruppo. E siamo passati poi a una fase, cioè dovremmo passare adesso a una fase che è quella di influenza rispetto a quello che è il risultato e che dovrebbe esserci sia a livello istituzionale sia a livello degli stakeholder coinvolti. In realtà il protocollo, non vi presento questa come esperienza perché il lavoro di formes e supporto tecnico dato da noi e dal gruppo degli stakeholder si è concluso, quindi la bozza di protocollo adesso è all'attenzione della prefettura che sta diciamo, vagliandolo dal punto di vista del contenuto prima di inoltrarlo al Ministero dell'Interno per l'approvazione. Quindi siamo nella fase di criticità che vi dicevo prima, di tempi tecnici istituzionali medio-lunghi per la realizzazione dei progetti selezionati, perché questa fase di analisi della prefettura
ormai dura da un po' di mesi e quindi noi come gruppo avremmo anche finito il nostro lavoro. La prefettura aveva anche stabilito che avrebbe creato dei tavoli di analisi poi di quelli che potevano essere gli aspetti problematici, ma in realtà il progetto scade a dicembre, il nostro progetto scade a dicembre, quindi l'attività di supporto in realtà ha ancora pochi giorni per essere espletata e comunque la prefettura non ci ha fatto ancora sapere niente. Vi faccio chiudo dicendovi quali erano i soggetti coinvolti. Non so se, tra l'altro questa è una slide che li contempla tutti, ma buona parte sì. L'INAIL, CNA, l'Ordine degli Ingegneri, le ASL, il Presidente del Tribunale, la categoria degli edili della CGIL, ma credo anche della CISL, che qui non compare, ma che è venuta, l'Ordine degli Architetti, il Comune di Bisceglie, ANCE, Confindustria, Provincia di Bari, il Comune di Minervino Murge, Spinazzola, Andria, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Questura, la Cassa Edile, l'Ordine dei Consulenti del Lavoro, degli Architetti, il Collegio Provinciale dei Geometri. Forse c'era anche qualche comune, qualche altro comune coinvolto. C'era anche una rappresentante del comune di Trani che è venuto mentre in quel periodo veniva, diciamo, era coinvolto in uno scandalo proprio sulla corruzione, direttamente il sindaco che poi è stato rimosso. Quindi, diciamo, anche in territori dove è faticoso lavorare su questi temi, siamo riusciti però a stabilire un interesse vero di questi partecipanti, perché alla fine abbiamo avuto dei cali di partecipazione, ma alla fine quello che ci ha stupito è stato l'apporto vero, molto operativo che hanno dato tutti quanti rispetto a un documento che hanno effettivamente condiviso. Quindi l'impegno, il metodo, la pianificazione e anche l'animazione del gruppo è molto impegnativa, ma effettivamente può portare a dei risultati che poi sono buoni, possono diventare delle buone prassi. Allora, a questo punto cerco di dare, non so se avete selezionato delle domande, se avete fatto dei commenti. Si parla di massimi sistemi, ad esempio le piccole stazioni appaltanti, pur auto-organizzandosi, non sanno neppure se i documenti verbali per appalti sono corretti o meno. L'ANAC ha fatto un grande lavoro con i bandi tipo per i grandi appalti, ma per i piccoli ancora nulla. Si dovrebbe partire da queste piccole cose e poi passare alla fantascienza. Allora, questo è sempre un po' il livello sopra la superficie e sotto la superficie. Mentre sopra la superficie si lavora per formalizzare, naturalmente per razionalizzare un sistema che è molto complicato, anche se appunto le stazioni appaltanti adesso stanno molto diminuendo di numero, no? Anche con le ultime, diciamo, le regole che stanno partendo a livello nazionale, per cui le stazioni appaltanti diminuiscono moltissimo, c'è sempre sotto la superficie che lavora, cioè c'è una parte di amministrazioni che realizzano esperienze che poi diventano un po' apripista. Quindi io però direi che non è più tanto fantascienza, nel senso che io vi ho raccontato una parte rispetto ai percorsi partecipati, ma i percorsi partecipati ormai naturalmente sono molto favoriti dalla tecnologia online e internet, che ci consente di avere consultazioni, di avviare consultazioni anche su documenti molto precisi che sono aperte non soltanto agli specialisti, ma a tutti quelli che vogliono in qualche modo poi dare un contributo. Queste sono cose che voi avete visto e che fanno anche, hanno fatto sia il Dipartimento della Funzione Pubblica, ma fanno i sindaci nel momento in cui devono elaborare dei progetti un po' più impegnativi per la città, alcuni sindaci, proprio utilizzando le piattaforme online che permettono ormai appunto una partecipazione anche relativamente facile dal punto di vista organizzativo. Non so se ci sono altre domande. Vabbè, molti di voi fanno riferimento ai problemi che ci sono
stati stamattina. Io mi auguro appunto che sia stato un caso. Sono contenta appunto che 132 di voi siano riusciti insieme a noi a risolverli. E appunto, eventualmente, se avete domande, fatele più avanti. Lascerei la parola al Comune di Bologna, in particolare a Luca Ubuccioni, che sarà, che è online, immagino, proprio per descriverci l'esperienza del protocollo di legalità del Comune di Bologna. Anche questo lo trovate sul sito dell'amministrazione comunale. Luca, ci sei? Luca, ci sei? Mi sentite? Pronto? Pronto? Allora, buongiorno. Pronto? Pronto? C'è una nebulina, vedo qua. Scusate un attimo, ecco, voi mi vedete? Non ci sono. Allora, Aspetta, qui. Scusate un minuto che siamo tecnicamente impegnati a sistemare. Ecco. Mi sentite? Pronto? Pronto? la sentiamo, dottore. Buongiorno a tutti, salve. Allora, sono il segretario Luca Guccione, segretario del Comune di Bologna, e mi è stato chiesto di parlare con voi oggi del tema della nostra esperienza di protocollo di intesa in materia di appalti, lavori, forniture e servizi. Mi pare che il taglio che abbiamo finora affrontato con Patrizia sia un taglio non, diciamo, istituzionale dal punto di vista giuridico. Tra l'altro, gli elementi più importanti non sono certamente in questo contesto quelli giuridici amministrativi, ma sono, diciamo, l'essenza del protocollo. È un protocollo che ha riguardato, avuto come protagonisti, come attori, tanto il Comune di Bologna, come parte, e le organizzazioni sindacali, la CGIL, la CISL, la UIL, il sistema delle cooperative italiane, l'industria, la CNA, il Confartigianato e Ance Bologna. Cioè tutti quei soggetti che in qualche maniera hanno un interesse diretto sulla materia degli appalti e sulle forniture dei beni, dei servizi, dei lavori. L'esperienza allora, prima, nasce dalla costola di una precedente esperienza che il Comune di Bologna aveva avuto nel 2005. Nel 2005 il sindaco era allora Sergio Cofferati. Sergio Cofferati, che come sapete aveva una grande esperienza in termini di materia sindacale, veniva da un'esperienza sindacale molto importante, molto significativa. E ho ritenuto di portare come contributo di esperienza e anche di conoscenza sul territorio, della materia e le esperienze sindacali fino a quel momento condotte. Ne era scaturito un protocollo che era stato sottoscritto su iniziativa del Comune di Bologna su alcune materie, ci cioè aveva lasciato per esempio un significativo fardello giuridico amministrativo che erano le clausole sociali che dal momento della sottoscrizione del protocollo ad oggi hanno subito una radicale modifica da parte dell'ordinamento che fondamentalmente se non si entra nel concreto e non si ha una particolare attenzione alla materia sono soggetti a un bagno censorio abbastanza forte da parte della giurisprudenza. E noi diciamo che la genesi del nostro protocollo nasce così, nasce con un terreno di confronto e la parte iniziale è stata la costituzione nel marzo, nella fine del marzo del 2005, di un gruppo di lavoro, l'abbiamo chiamata significativamente, anche forse in maniera plastica, una task force intersettoriale che aveva come punti di riferimento l'assessore alle relazioni sindacali esterna, Matteo Lepore, un giovane che ha parecchie esperienze in ambito anche di confronto sindacale e anche con gli stakeholder, è uno che parla
proprio in maniera molto appropriata e molto approfondita del tema delle relazioni con gli stakeholder. E poi tutti i nostri più importanti dirigenti e di dipartimento, dalle risorse finanziarie alla scultura della scuola, al benessere di comunità, che altro non è che non sono i servizi sociali. Il dipartimento cura e qualità del territorio, che ha per oggetto fondamentalmente tutte le attività di lavori pubblici, e il settore gare, chiaramente, che è il settore che trasversalmente per tutto l'ente svolge attività di carattere procedurale di gare, e con una figura che per noi è molto significativa, che non è, diciamo, proprio in molte amministrazioni, un coordinatore delle relazioni sindacali. Coordinatore delle relazioni sindacali che ha la capacità e l'esperienza per confrontarsi con tutto il mondo esterno all'amministrazione. Ovviamente anche io ho partecipato come segretario generale per quanto riguardava appunto le attività giuridiche, amministrative, laddove fosse necessario un particolare contributo. Abbiamo appena costituito questo gruppo, questa task force intersettoriale, che vi dicevo così composta, e come risultato questo protocollo, che probabilmente non so se avete, ma è possibile avere, si trova sul sito internet del Comune di Bologna, ed è un protocollo che ha comunque anche un respiro metropolitano. Il Comune di Bologna è comune metropolitano, è sede di una città metropolitana che ha tutta una serie di prerogative e di oggetto di un disegno politico nazionale abbastanza importante da questo punto di vista. Quindi è evidente che un contesto del genere ci porta a pensare più in grande, a pensare in ambito non solo cittadino ma metropolitano. È importante sottolineare che come protocollo parte di un determinato contesto sociale, che è un contesto sociale segnato da problemi di carattere congiunturale, economici e finanziari, quindi e allo stesso tempo la sua criticità, tale criticità costituisce anche un terreno fertile per infiltrazioni di mala amministrazione, se non proprio addirittura di corruzione, di infiltrazione mafiosa vera e propria. Si è ritenuto con questo protocollo fare qualcosa di significativo, cioè snellire le procedure di gara del Comune, a cominciare dai requisiti, in modo da chiedere ai partecipanti risposte sulle garanzie occupazionali, e contribuendo in questo modo anche a procedere alla costruzione di un processo di qualificazione del mercato del lavoro legato agli appalti dei lavori e delle forniture. Il contesto normativo è chiaramente quello della legge del codice dei contratti, che sapete essere oggetto di una lettura molto forte e di uno smantellamento, in fin dei conti, di un sistema di regole che ha mostrato un po' limite e corda, per lasciare maggiore spazio all'autonomia dello Stato membro e anche delle prerogative dell'ANAC invece di soft law. A dire di questo, dobbiamo certamente dire come noi abbiamo introdotto elementi come la rete di legalità, chiedendo allo Stato, al Ministero dell'Interno, di abbassare il limite dal 2 milioni al milione, perché comunque la rete di legalità è sicuramente uno strumento funzionale per poter introdurre elementi e principi etici nei comportamenti aziendali e di quelle aziende che vogliono con noi contrattare. In questo modo consente anche di assicurare margini di premialità alle imprese che operino in evidente e in oggettiva modalità di correttezza e di trasparenza. Quindi questo è un altro elemento che noi abbiamo ritenuto molto importante per poter lavorare. Se è primo ambito, ricordiamo come abbiamo il nostro piano anticorruzione, che è sicuramente un elemento abbastanza caratterizzante, tutti ce l'abbiamo, non è che scopriamo niente, però è ovvio che
lavoriamo e operiamo più nel senso della proceduralizzazione, nella standardizzazione delle procedure che assicurino a tutti la maggior uniformità possibile. Trasparenza, uniformità, parità di trattamento sono quegli elementi su cui noi ci impegniamo, ci siamo impegnati. Gli obiettivi erano quelli, sì, di garantire chiarezza e trasparenza dei procedimenti, di velocizzare le procedure e le tempistiche, che come sapete poi in realtà per chi opera nel settore sa benissimo essere fortemente dipendenti dai tempi della norma e di chi si inserisce nel procedimento. Parlo per esempio delle procedure che hanno per oggetto di riscontro del possesso dei requisiti, parlo del DURC, come parlo dell'antimafia, come parlo di questi elementi. Soprattutto anche comunque, oltre a lottare contro la corruzione e introdurre principi di legalità e concorrenza, la tutela del lavoro, la qualità, la sicurezza del lavoro. Abbiamo lavorato su questo molto proprio con l'introduzione della clausola sociale, che è una clausola sociale introdotta in questi termini, ovvero sia e tendiamo a salvaguardare i margini, i livelli occupazionali. Come sapete bene, quando procedure d'appalto portano da loro nuovi contraenti, nuovi aggiudicatari, si pone sempre questo problema, che è il problema della sorte di chi ha lavorato fino a quel momento. E vi dicevo che fino al 2005, nel silenzio del legislatore, nel silenzio della giurisprudenza, è evidente che si era fatto ricorso a queste procedure che hanno mostrato limiti corda quando indiscriminatamente e così decise solo su bando vanno a cozzare contro i principi di organizzazione delle società, delle imprese, di coloro i quali intendono partecipare a procedure di varia natura. Questo momento ci ha portato a un confronto con l'allora VCP ORANAC per verificare se ci fossero spazi ed elementi per costruire una relazione che consentisse di poter anche assicurare l'ammissibilità di questa procedura, della clausola. Ovviamente l'ANAC, l'ex VCP dell'ANAC, ci ha detto che non possono esserci due profili diversi di clausole sociali, ovvero sia quelli legate al passaggio, alla permanenza di chi lavora in un determinato ambito. Tema trattato anche nel Job Act, perché il Jobs Act in qualche maniera non prevede tutele così forti in caso di procedura d'appalto, mentre noi siamo andati de iure condendo, non c'erano neanche decreti attuativi in quel momento a stabilire un principio generale. È ovvio che il limite è il potere auto-organizzativo di chi si aggiudica gli appalti, però tendenzialmente abbiamo introdotto questo elemento. C'è poi l'elemento invece dell'inserimento dei soggetti più svantaggiati, coloro i quali tentano di entrare nel mondo del lavoro appartenendo a fasce deboli, persone disoccupate, persone di una certa età, persone che hanno bisogno di un inserimento sociale. Quindi ovviamente ci siamo impegnati in questa maniera, cioè ci siamo impegnati a trovare un sistema che potesse in qualche maniera assicurare questo elemento. Quello che riscaturisce, quello che ne viene fuori, mi hanno detto, mi è stato chiesto di non parlare proprio nel tecnico dell'oggetto in sé, comunque significativa, ripeto, whitelist rafforzata, rating di legalità, clausola sociale di salvaguardia e di riassorbimento del personale, clausole per l'alternativa per l'inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio. Questi sono poi diciamo, i tratti più salienti, come le procedure nostre anche dal punto di vista delle gare. Quello che è scaturito sta diventando un documento che la stessa Regione Emilia-Romagna sta per recepire come linea guida per gli appalti nell'ambito sociale. Quindi questo è un traguardo importante raggiunto come? Con il confronto delle categorie sul campo da noi individuate. Abbiamo lavorato sul primo testo, questo gruppo di lavoro, questa task force ha
posto in essere sul cavo redatto un documento, ci è stato somministrato, presentato alle parti, con l'accorgimento che essendo parti portatrici di elementi diversi, l'interlocuzione iniziale avvenisse in separata sede. Cioè abbiamo parlato prima con le organizzazioni sindacali e poi con quello che è il mondo dell'imprenditoria, cioè tutti i soggetti imprenditori che hanno in qualche maniera ritenuto di dover partecipare al nostro confronto. Quindi sono emerse linee guida ed elementi formanti per, all'interno immanenti e, con confronti in sede separata, perché naturalmente è da salvaguardare in un ambito di questo genere dove ci sono due elementi molto contrastanti, pur appartenendo al mondo esterno all'amministrazione comunale, che devono essere salvaguardati proprio sotto il livello, sotto il profilo a livello del confronto dialettico. Tant'è che nelle diverse interlocuzioni si è elaborato in questa maniera, cercando di assicurare il confronto attraverso la modalità dell'emendamento. Cioè, noi abbiamo mandato un testo e abbiamo chiesto che ci venisse risposto presentandoci forme emendative, presentandoci osservazioni sugli elementi che venivano in discussione e in emersione. E quindi c'è stato questo flusso di elementi che faceva sì, che comportava che il nostro gruppo, la nostra task force, venisse interpellata e verificasse la fattibilità di quello che ci veniva proposto, anche sotto il profilo non solo della legittimità dell'ordinamento giuridico, ma anche della fattibilità pratica, cioè ben consapevoli delle ricadute che potevano avere le soluzioni adottate e le soluzioni proposte. Questo flusso di emendamenti e subemendamenti che venivano poi portati alla conoscenza di vari soggetti ha avuto la data finale, che era quella del 5 luglio, quella che poi è stata la data del cut-off, perché il 6 luglio è stato firmato poi l'accordo, questo protocollo. A fine maggio o giugno abbiamo convocato assieme finalmente le diverse parti sociali con un primo testo che risultava recepire le osservazioni e le suggestioni che ciascuno aveva portato in immersione. Possiamo dire che le osservazioni sindacali avevano una certa confidenza nella materia, perché appunto erano state interessate nel primo test di protocollo degli appalti nel 2005, come dicevo, quando il sindaco era Cofferati. E le clausole, le richieste dei sindacati quali erano? Quelle più legate al mondo del lavoro, all'occupazione naturalmente, quindi le clausole sociali e l'applicazione, e che noi chiedessimo nei nostri bandi, nelle nostre gare, l'applicazione degli istituti contrattuali, di base strumentale degli istituti contrattuali contenuti, recepiti nei contratti collettivi di lavoro nazionale di ciascun singolo settore che noi andavamo a selezionare. Avevamo avuto due ragioni. Intanto la discussione che a cui vi ho accennato sull'applicabilità delle clausole sociali, che chiaramente aveva scosso un po' l'ambiente di relazione, perché naturalmente noi venivamo da un protocollo, che è un protocollo su base un po' meno di un'attività negoziale, che contrastava con quello che era il quadro comunitario. E immaginate come un intervento legislativo che riduca le possibilità contrattuali e negoziali di una parte è sicuramente difficile da digerire. Quindi abbiamo dovuto fare questo studio e dire queste cose. Analogamente si chiede nei contratti, nei capitolati, l'applicazione dei contratti, però legare elementi di partecipazione all'impegno di usare il contratto è una cosa un pochino più pregnante, più significativa.
In questo caso sono emerse invece quelle che erano le esigenze degli imprenditori, del mondo delle imprese. Chiaramente, per le quali è un valore fondamentale la difesa della concorrenza, del libero accesso agli appalti. Però anche una nuova esigenza diversa, quella di chiedere una sorta di codice, una sorta di curriculum delle imprese, che potesse consentire di individuare quelle che sono le cattive imprese, non le bad company come le intendiamo, ma quelle imprese che hanno avuto dei problemi contrattuali nell'esecuzione o anche nell'evoluzione della loro attività societaria e imprenditoriale, in modo tale che, non essendo possibile comunque adottare modalità escludenti, ovviamente potessero mettere, virgolette, in difficoltà ad accedere agli appalti imprese che denotassero degli scompensi o avessero dei problemi. E quindi ci hanno chiesto, ci chiedevano di porre in essere delle procedure di gara, di bandi che tenessero in considerazione di questi elementi. Ovviamente questa attività si può fare soltanto introducendo elementi premiali nelle procedure di gara, quindi riconoscendo un valore che appunto non escluda l'uno rispetto all'altro, ma che esalti determinate attitudini. Sul piano della concorrenza, per esempio, noi in Comune di Bologna cosa ha fatto? Coerentemente con quanto successo introdotto nel 2014, e dobbiamo dire che l'ambito della procedura di gara degli appalti ha avuto una sorta di rivoluzione copernicana. Ricordate che fino al 2014 c'era una norma penale che sanzionava l'artificiosa suddivisione in lotti di un appalto. Adesso invece siamo al versante opposto, cioè si chiede, il legislatore chiede la suddivisione degli appalti in lotti funzionali, proprio per assicurare pari valutamento, proporzionalità, trasparenza, accesso anche a quelle realtà imprenditoriali non organizzate in maniera tale da non poter partecipare a procedure d'appalto molto più aggregate e molto più complesse. Ovviamente la natura del servizio posto in gara che deve consentire una possibilità di poter accedere agli appalti a soggetti, virgolette, deboli. Questo ovviamente in suddivisione in lotti funzionali e ricorrendo anche alla procedura negoziata, ex articolo 122,7 della legge, del codice dei contratti. Devo dire che poi noi pensiamo ad adottare queste modalità, ma c'è una sorta di strabismo giuridico normativo, perché come sapete l'ANAC non più di 7-8 mesi fa è uscita dicendo che le grandi amministrazioni fanno un largo uso delle procedure negoziate. Sì, facciamolo perché la legge ce lo consente. Cioè, quando abbiamo, sapete benissimo, i tempi medi di una procedura d'appalto con procedura aperta. Allora, la programmazione è una cosa che noi teniamo sempre in considerazione, abbiamo, ma è evidente che le risposte che vanno date sul territorio vanno date con modalità, sicuramente previste dalla legge, ma con modalità che in qualche maniera consentano ai soggetti di creare servizi efficienti. Per cui è lo stesso ordinamento che dice che possiamo fare, espletare, esperire procedure negoziali invitandoci non meno di 5 ditte, non meno di 10 ditte secondo dei valori di gara assunti. Quindi abbiamo fatto, facciamo uso, sotto la responsabilità del procedimento, che tra l'altro è un soggetto che direttamente si assume la responsabilità di individuare la vita rispetto a un'altra, con criteri di rotazione che abbiamo individuato, che abbiamo esperito anche alla luce della modalità, e quindi stiamo riuscendo a
a ridurre i tempi, procedure burocratiche, ma anche a consentire una maggiore partecipazione alle realtà territoriali locali. Anche qui non è che noi possiamo evitare solo quelli del luogo, però naturalmente riusciamo a contemperare le esigenze. Abbiamo anche, per quanto riguarda mercati e servizi di particolare complessità, funzionale tecnologica o anche innovative sul piano organizzativo, finanziario oppure del mercato, ci siamo impegnati e ci impegniamo a ricorrere agli strumenti del dialogo competitivo, cercando in questo modo di comprendere meglio la disponibilità del mercato che è in evoluzione e quindi cercando di contribuire alla crescita della domanda. Queste sono un po' le linee, le nostre linee, i nostri impegni sono quelli di sentirci spesso, perché abbiamo delle scadenze temporali in cui verifichiamo l'andamento. Gran parte di questo protocollo parte dal 1° gennaio 2016, come per esempio il rating di legalità. Quindi cerchiamo veramente di avere un confronto diretto e siamo in un contesto in cui è possibile democraticamente confrontarci in senso partecipativo. Noi come Comune di Bologna siamo anche impegnati ad estendere queste modalità alla galassia che abbiamo, la galassia del Comune di Bologna, ovvero sia le ASPE, che sono le aziende per i servizi alla persona, le vecchie IPAP, e anche con le società partecipate che maggiormente operano sul mercato, diffondendo le modalità del protocollo. Se ci sono domande ulteriori, cioè, questo è un po', diciamo, de plano, quella che, e ripeto, la grande, secondo noi, novità è quella proprio di una partecipazione con i soggetti portatori di interessi, nel senso di costruire un sistema di regole nell'ambito di un ordinamento che consente questa modalità. Grazie Luca. Grazie Luca. Volevo dire, ovviamente a due delle domande che ci sono state fatte, Sì. Rimedio ed è più facile. Io si sente meglio così. Folder che sono fondamentali per, diciamo, definire meglio i contenuti del protocollo. È tutto più facile, tra virgolette, perché poi naturalmente ci sono delle difficoltà anche a questo livello. A livello nazionale, quello di cui c'è bisogno, perché poi invece ci sono delle grandi iniziative che sono state avviate e portate avanti, appunto, anche a livello regionale. Bisogno, quando mano a mano che la platea si allarga e che per cui non basta il momento della presenza, ma come dicevamo prima vanno previste le piattaforme online, va prevista una modalità online. A proposito di quell'esperienza e di quel manuale che vi dicevo della regione Emilia-Romagna, cioè partecipare e decidere insieme è meglio, c'è una parte all'interno di questo manuale che si concentra proprio su come gestire le fasi partecipativo. E tutto il processo partecipato strutturato, e si vede quanto è complicato proprio già dal disegno, dalla visualizzazione di questo schema, e il percorso quando appunto si esula da quelli che sono contesti strettamente locali. C'è una
definizione delle fasi del processo di partecipazione è molto più stringente. Quindi, ma insomma, ovviamente come capite non è impossibile, che poi ci sono state le esperienze a livello internazionale che vi ho anche citato, che riguardano appunto intere popolazioni e quindi e che sono state esperienze di successo. E l'altra cosa è, per chi mi chiedeva il testo del protocollo della provincia di Barletta-Andria-Trani, effettivamente non è un protocollo che può ancora essere diffuso, non essendo passato, diciamo, non essendo stato licenziato ancora dalla prefettura. La bozza di cui noi disponiamo è sicuramente, diciamo, molto completa rispetto a quelle che sono state le integrazioni sulla parte del whistleblowing, dell'integrità e della partecipazione rispetto alle singole associazioni e ai contenuti per la tutela della sicurezza e l'emersione del lavoro nero. La cosa che vi volevo dire, come elemento aggiuntivo, per esempio lavorando in gruppo, tra questi stakeholder si è deciso di inserire un articolo rispetto a un documento che si è voluto dare poi. Si è deciso che tutti i soggetti mette a disposizione proprio lo strumento informatico e che ha deciso insieme agli altri di dare vita a una piattaforma collettiva per gestire poi il monitoraggio di quelli che sono i contenuti della piattaforma e per gestire anche, per mettere a disposizione i dati di tutti quanti, quindi la ASL piuttosto che l'Ordine degli Architetti, piuttosto che appunto le associazioni del sindacato, per appunto tutti i dati. Questo perché anche su questo c'è naturalmente un ritorno, ognuno mette a disposizione volendo i mezzi che ha proprio per potenziare l'efficacia delle attività del gruppo anche rispetto alla realizzazione e alla gestione del protocollo. Non so se avete delle domande ancora rispetto all'esperienza di Luca. Ho visto che ci sono dei problemi di audio e oggi, ragazzi, è andata così, cioè la connessione è stata questa e l'audio in webinar, quindi sono contenta già di averlo fatto. Quindi trovate tutti i materiali sulla pagina di siete iscritti, anche se volete avviare un forum sulla comunità integrità. Io ringrazio tantissimo Luca Guccioni, che appunto so che rispetto anche alla qualifica che ha di responsabile di anticorruzione di Bologna, lo ringrazio tanto, ci sentiamo assiduamente perché appunto è uno dei partecipanti del forum che sta organizzato per i responsabili anticorruzione e sappiamo che questa è una delle attività inserite in un contesto che è quello in generale della regione Emilia-Romagna, in particolare del comune di Bologna, che appunto è molto attento alle misure per prevenire la corruzione. Ti ringrazio ancora Luca e grazie a voi dell'attenzione. Per avere l'attestato di iscrizione dovete compilare il questionario di valutazione finale. Vi ricordo che tra poco troverete sulla pagina, sull'home page di Formex, gli eventi online di novembre, quindi i prossimi webinar saranno i prossimi lunedì, come sapete, e l'indicazione dei temi. Vi saluto, vi ricordo anche, come ultima cosa ma molto importante, che se siete interessati...
portati. Hai al tema della partecipazione, c'è uno dei 4 percorsi online sulle competenze digitali di cui trovate informazione sull'home page del Formez, che è dedicato alla partecipazione, che è curato dalla mia ottima collega Laura Manconi e che partirà il 16 novembre, che approfondisce dal punto di vista metodologico e anche della strumentazione a disposizione tutta la parte della consultazione pubblica e dell'avvio dei processi partecipativi. Consultate appunto questa pagina e se volete potete iscrivervi, questo corso appunto partirà il 16 di novembre e durerà 4 settimane. Vi ringrazio tantissimo e alla prossima volta, che non sarà lunedì 2 ma quello successivo. Grazie mille a tutti. Ciao Luca, ciao. Ciao a tutti.